Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi facciamo le piadine senza glutine. Vi ho già proposto la ricetta con le farine naturali un anno fa. Oggi invece le andiamo a preparare con il preparato per pane della Nutri-Free. Qui ho 200 g di farina per pane Nutri-Free. Vado ad aggiungere il sale, mescolo, un cucchiaio d'olio, un cucchiaino raso di lievito per torte salate istantaneo, che potete tranquillamente sostituire con il bicarbonato, un pizzico, e vado a incorporare un po' per volta 150 g di acqua. E mescolo con il cucchiaio. E se occorre aggiungete un altro pochettino d'acqua. Sposto il panetto sulla mia spianatoia e lo lavoro bene. Ok, il panetto è pronto, è liscio e morbido. Adesso io vado a tagliare un pezzo di impasto, più o meno così. Lo copro questo qui con un canovaccio e lo metto da parte. Qui ho un po' di farina di riso, spolvero la spianatoia leggermente con la farina di riso. Schiaccio un po' con le mani e vado a stendere il pezzo di pasta. Ho già messo a scaldare la padella sul fuoco, una padella antiaderente, va bene anche quella per decreto. E adesso, per dare la forma rotonda, uso un coperchio. Questa la ripasto, vengono fuori altre piadine. Eccola qui. E adesso la faccio scivolare nella padella. Questa è una padella che uso proprio e solo per le piadine. La piadina deve cuocere all'incirca 1 massimo 2 minuti per lato. Dipende dal calore della padella e anche dallo spessore delle piadine. La provo a girare. Eccole qui, le piadine sono pronte. Con queste dosi ne sono venute 4 medie, non troppo grandi e nemmeno piccole. Io man mano che le ho cotte le ho sistemate calde una sull'altra, così il calore le rende morbidi e arrotolabili. Allora, questa è ancora calda, questa è l'ultima che ho tolto dalla padella. Vi faccio vedere quella di sotto, che è la prima invece. Con il calore, vedete come si ammorbidisce? È proprio questo il trucchetto per renderle morbide, vedete? Si arrotolano, non si spezzano, fantastiche, vero? Spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela mi raccomando e fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, un bacione a tutti dalla vostra Mary. Ciao e io adesso vi vado a mangiare.